Allora, questa è la mia postazione, la tastiera all'interno della postazione, il controller, no, tastiera, il piano digitale. E niente, mi approfitto per mostrarvela, già l'ho mostrato in alcuni altri video ed articoli, ma com'è la mia postazione è molto base, lo utilizzo per scrivere, l'editing, sì, chiaramente lo faccio quando sono costretto, altrimenti lascio che se no compiono altre persone. Quindi tutto ruota intorno alla tastiera perché mi concentro molto sulla composizione e la registrazione, insomma. C'è una tastierina senza filo perché la trovo comoda poterla spostare da una parte all'altra. Mouse che è un mouse da gaming, in realtà molto vecchio, ne ho parlato in un altro video, che potete andare a cercare. Due monitor, un microfono molto essenziale per registrare alcuni strumenti acustici, il monitor, la scheda audio e altro monitor, quindi è un sistema veramente molto semplice e funziona perché insomma ci ho registrato molti lavori in questa maniera, quindi garantisco. Oltretutto facciamo la recensione di questo strumento perché io recensisco solo quello che utilizzo e che ritengo utile in studio, che non mi fa perdere tempo. Andiamo ad ascoltare alcune cose. Per fare questi demo utilizzeremo Piano Tech 8, che è un pianoforte digitale a modelli fisici, molto essenziale, e vedremo perché è importante utilizzare una tastiera pesata per strumenti del genere. Non so se si vede bene il ritorno dei tasti, spero di sì. Andiamo a vedere il resto. Allora, vi faccio ascoltare proprio alcuni dettagli. Il pianoforte abbiamo già, il Pianotech l'abbiamo recensito in un altro video. Già questo basterebbe per recensire questo controller, perché se andate a rivedere la recensione che ho fatto di Pianotech, che comunque è stato fatto con un controller, con una tastiera non pesata, vi potete accorgere della differenza, perché il suono letteralmente cambia. Cioè, in realtà non si potrebbe nemmeno recensire un pianoforte, un VST di pianoforte, se non viene poi suonato con una tastiera pesata. Allora, io ne ho avute diverse tastiere pesate o semi pesate. Vi assicuro che il realismo, se di realismo si può parlare, comunque parlando di Virtual Instrument, lo ottenete non solo con una buona, con un buon Virtual Instrument, ma soprattutto con una tastiera che abbia un peso e nel suonare. Io in passato ho avuto, scusate, mi interrompo perché poi mi piace sentire il suono del pianoforte con questa dinamica. Di tastiere pesate ne ho utilizzate diverse, se andate a vedere i vari video che ho postato in passato vi accorgete di questi cambi, insomma. Sono passato alla Studio Logic, che ha una pesatura, insomma, corretta, insomma, un motivo c'è. È quella che mi restituisce veramente io qua in studio ho anche un pianoforte
a coda, ma per ragioni pratiche non sempre è possibile utilizzarlo per registrare. Ecco, questa è la tastiera che fino ad oggi mi restituisce meglio il feeling del... il feeling e la dinamica del pianoforte. In passato avevo provato con l'Hammond SK, che però ha una tastiera, una pesatura da Hammond, e non è la stessa cosa, insomma, lo utilizzo per registrare le tastiere, ad esempio. Che registrare un Hammond con un piano digitale è possibile, ma non è sempre consigliato. Ho provato altri controller che erano fantastici per altri strumenti, strumenti orchestrali, ma poi quando si trovava a registrare dei pianoforti o comunque anche in alcuni casi degli archi, gli strumenti che hanno bisogno di una gestione della velocity particolare, in un certo modo progressiva, dove il passo tra un numero di velocity e l'altro è dato dal, non solo dalla pressione del tasto, ma dalla resistenza, mi viene da dire, del tasto, insomma, ecco, è importante. Allora, questa tastiera, come vi ho già accennato, penso, l'ho voluta provare, la sto provando e l'ho voluta insomma recensire perché poi nelle varie discussioni in vari forum di compositori molto più insomma esperti di me, che hanno un curriculum molto più importante del mio, parlando e cercando, ho visto che molti utilizzavano questa tastiera. Stiamo parlando di un mercato internazionale, non solo di quello italiano, eh? E allora dico, vabbè, dobbiamo provarla perché è necessario. In passato io ho avuto anche la Nord Stage, Nord Piano, che lo stesso non aveva, aveva un feeling buono, ma non quanto questo come ritorno. Molto buono era il Cavai, avevo un Cavai MP 11, se non sbaglio, che ho dovuto però vendere perché avevo un problema, vedete, sticky notes, ovvero quando avevo un meccanismo che era proprio quello del pianoforte, i tasti erano in legno, quelli del Kawai, ma il problema delle sticky notes, ovvero i tasti erano nel meccanismo che restituiva la pressione del tasto. C'è un problema che è noto, un problema di una colla, e faceva sì che alcuni tasti rimanevano bloccati. Quindi Cavai è stato un ottimo pianoforte, ma oltretutto non era solo un controllo, ma anche dei ottimi suoni pianoforte, ma a parte l'intrasportabilità per la pesantezza, aveva questo problema che è noto in molti piani digitali Cavai, è una cosa misteriosa come non possano risolvere. Questo non ha nessun tipo di questi problemi. Molti dei miei video le persone si lamentano perché parlo troppo, ma se siete qui ad ascoltare questo video sapete che a me piace spiegare il perché delle cose, non solo far sentire, perché non sono nemmeno un fenomeno, chiaramente, a suonare, ma mi piace spiegare il perché di alcune mie scelte, perché penso possano esservi utili. Ascoltare un altro suono, il suono classico di pianoforte. Thank you.
abbiamo anche dei piani elettrici. Su un piano elettrico è altrettanto importante la risposta. Ascoltare questa. Risposta che è ottima e la ritengo perfetta, quindi mi trovo molto bene. A livello di funzioni, come vedete qua c'è un tastierino, c'è un controller che mi permette di cambiare le mie impostazioni. Abbiamo vari split, come potete vedere, che io posso impostare e gestire, quindi posso dividere in quattro parti che possono essere sovrapposte oppure divise, quindi per un utilizzo live questo è molto utile. Ad esempio in questo suono che è un electric piano pad, posso andare a escludere uno delle due al volo. Qua non ho niente, qua solo il piano. I suoni non sono interni, i suoni vengono da Alion. E posso gestire tutto. Ad esempio cosa? Posso gestire il volume. Veramente col gesto di un dito, il pad, quanto è preponderante uno l'altro. E poi posso anche, come voglio splittarlo, in questo caso è tutta la tastiera pianoforte, tutta la tastiera e il pad, ma io potrei tranquillamente volere solo non so, la prima ottava il pianoforte, la seconda ottava il pad e così via. Questo posso farlo per quattro spazi, per quattro slot. Ce ne sono molti che possiamo preimpostarci, qua sono degli esempi, il piano elettrico è basso, qua tutto l'insieme dei brass, tutto l'insieme degli strings, vari synth, rock organ e via di seguito. E posso programmarne veramente quante voglio, dal vivo è comodissimo perché se utilizzate un computer o comunque un generatore di suono, un esterno qualsiasi, ma oggi si fa col computer tranquillamente. Possiamo prepararci per ogni singola canzone, chiamare ogni programma con la canzone e avere tutti i suoni insomma, su 88 tasti. Quindi vuol dire che veramente non abbiamo sinceramente bisogno di portare più tastiere. Con questa ed un computer siamo a posto, soprattutto con programmi o con anche con Cubase stesso, ma ci sono anche programmi per Macintosh che fanno questo tipo di lavoro. Quindi possiamo programmare ogni singolo split dal vivo, una cosa molto, molto utile, molto pratica. E poi qua ci sono altre opzioni per salvare, possiamo salvare con il nome insomma che vogliamo. Possiamo insomma, avere il demo di fabbrica, insomma, questo è chiaro. Possiamo impostare il 6SX, il sistema esclusivo, scusate. Tutte le impostazioni che riguardano il salvataggio come in altre tastiere, dei suoni. E poi abbiamo il Global System, dove abbiamo il Panic Restore, lo Stick Calibration per i joystick che abbiamo visto prima.
la possibilità di con il pedale di spostarsi in un programma in avanti, cioè con il pedale spostare il programma del suono che andiamo a fare, se siamo impegnati con le mani all'interno di un brano. Abbiamo il transpose, quindi tutto quello che è al volo transpose fino a meno 12 e fino a più 12 se ci occorre per la tastiera tutta, non per il singolo programma. Questo è il global system. L'altro dettaglio interessante è questo qui, vicino il nome dello strumento, c'è un sposto con il cursore, c'è un piccolo comando con programma 1, programma 2 e programma 3. Cliccando mi compare questa opzione SL Mix Phase Connect Mix Phase to have Plug and Play Control Surface Extension. Adesso non ho qua lo strumento, vi faccio vedere una foto, potrebbe comparire in sovraimpressione, e è un controller che si collega direttamente a questo altro controllo della tastiera, insomma, e che oltretutto ha una parte calamitata, quindi non occorre che si avvii, insomma, va posizionato qua oppure in questa posizione e comunica tutti gli effetti con la tastiera e ci consente di avere sotto controllo il mixer, ad esempio di qualsiasi di Cubase, ad esempio, oltre che tutte le opzioni di play, stop, record, quindi si risparmia molto molto tempo in questa maniera. Altra cosa che vi faccio vedere tramite questa inquadratura è il, che magari da sopra non si vede, è il, ecco, il peso della tastiera. Sto andando non troppo leggero. Ok, spero che si comprenda. Chiaramente va provata per vedere meglio queste possibilità. E diamo un'occhiata anche ai controller, che sono un joystick che ha resistenza sopra, sotto, destra, sinistra, un joystick che ha resistenza solo a destra e a sinistra, ma sopra si può muovere liberamente. Siamo ad esempio al pitch bend, e invece un joystick che non ha assolutamente resistenza su nessuno degli assi X e Y, insomma, e possono essere configurati come meglio vogliamo. Ad esempio, pensiamo a un'opzione synth o per assegnarli a varie impostazione di un virtual instrument, insomma, anche per l'interazione dal vivo. Quindi c'è molta libertà anche nell'assegnazione. Quindi ripeto, qui c'è resistenza su tutti e due gli assi, qui solo sull'asse destra-sinistra, mentre su quello superiore inferiore non c'è resistenza, e qui invece è totalmente libero. Vediamo un'occhiata di nuovo agli output. MIDI in out 1, out 2, perché possiamo controllare diversi dispositivi, l'USB, poi pedali universal, continuous, switch 1 e switch 2, insomma. Quindi abbiamo veramente una marea di opportunità per gestire le nostre programmazioni, insomma, i nostri programmi. Molto semplice come tasti principali, quindi anche l'apprendimento e l'utilizzo è veramente plug and play, è totalmente immediato. Se voi andate sul sito della Studio Logic, tra le varie opzioni, insomma, a parte la cosa interessante sono anche gli accessori veri e propri, quelli fisici, ovvero c'è un rail system,
che sarebbe una postazione per inserire un computer portatile, è magnetica, così come abbiamo visto per l'altro l'altro accessorio, il mixer e il controller. Vediamo se troviamo, ecco proprio qua la pagina degli accessori, magari ve la mostro, e sono molto interessanti a parte i pedali. C'è il dunque, computer plate, eccolo qua, che è appunto una barra magnetica per appoggiare il computer o altre cose, il mouse, insomma, è molto utile, soprattutto per un utilizzo live, insomma, anche in studio. Io non l'ho, ma l'ho ordinata come cosa perché la trovo molto comoda. Non bisogna mettere viti, niente, perché è magnetica, insomma, questa versione per il tastiere SL. E poi l'altro accessorio interessante è il music stand. Torniamo qui. Scusate, che è anch'esso magnetico. La cosa interessante è che si può mettere e togliere a piacere. Perché dico interessante? Perché ad esempio io che utilizzo, come avete visto, la mia postazione in una certa maniera, il music stand, a seconda che se sto lavorando con il computer, cioè sto producendo o registrando, o se sto scrivendo musica, il music stand per me è qualcosa che va e viene. Avere un accessorio così magnetico, oltretutto che posso spostare a destra, a sinistra, mettere letteralmente dove voglio, lo trovo molto comodo, perché delle volte posso spostarlo tutto sulla sinistra, quindi continuare a vedere il monitor e continuare a scrivere, insomma. Quindi non è una cosa scontata, è un accessorio di design nel vero senso della parola, non tanto come bellezza, ma come praticità. Posso metterlo destra, a sinistra e avere il monitor comunque di fronte, non mi copre le casse, quindi posso scrivere e produrre nello stesso momento. E poi ci sono degli accessori, per così dire, software. Uno è il Numa Player, che si può effettuare il download gratuitamente. Funziona con Macintosh, Windows e iOS, quindi anche per i sistemi, potrebbe essere un computer, un telefono oppure un tablet. E avete una serie di suoni che potete poi ascoltare. Vi linko anche la pagina diretta ai suoni, ed è questo qua. Allora, questa è la schermata principale. Come vedete, abbiamo quattro zone da attivare che corrispondono ai stessi colori che abbiamo visto sul display della Studio Logic, del controller. Quindi possiamo attivarli o disattivarli direttamente dalla tastiera, e interagisce perfettamente con il nostro controller. I suoni sono buoni. Andiamo a ascoltare il primo dei suoni con pianoforte, modello di 1983. Software anche molto leggero, quindi regge sia da telefono, da iPad. Abbiamo un piano a muro. Questo è il suono così come viene. Poi io posso modificare tutta una serie di setting, la velocity, gli effetti, poi la sezione master, o delay, reverbero, appunto sezione master, equalizzatore, la compressione. Posso veramente perfezionare il suono così come lo preferisco, poi chiaramente salvare il preset. Poi abbiamo un piano elettrico. È un valore aggiunto questo VST. Abbiamo poi la sezione piani elettrici, Rose,
Notes, il Wurly. Poi abbiamo un'altra sezione, clavinet, vabbè, cioè stile generico clavinet. Harpsichord. Vibes. Abbiamo una sezione infine strings and pad, string ensemble. String section. Violoncelli. Considerato che è oltretutto gratuito, insomma, per me è un valore aggiunto molto importante. Abbiamo la sezione audio MIDI dove possiamo andare a gestire tutte le nostre impostazioni e poi abbiamo dei preset che sono già pronti, un rock grand piano, sono delle derivazioni da quello che abbiamo ascoltato prima, western piano. E via di seguito, insomma, abbiamo 40, no, scusate, 30 preset dove ci sono She's Lovely, Dix, Golden Age, insomma, abbiamo tutta una serie di preset già pronti con anche gli split preparati, perché ad esempio avevamo, adesso non lo trovo al volo, ma abbiamo un preset con concert, insomma, un po'. Mi azzardo nemmeno, molto carino, molto divertente, soprattutto molto leggero, quindi un qualsiasi portatile o anche veramente un telefono, collegandolo via MIDI al nostro controller, possiamo utilizzarlo dal vivo, insomma. L'altro accessorio software che è molto interessante, Setup Backup and Perform, è il software di gestione. Come vedete possiamo impostare tutto quello che abbiamo detto precedentemente direttamente, anzi in maniera molto più approfondita chiaramente, dal via software, ovvero possiamo scegliere la porta MIDI, su che canale lavora, con mix phase, insomma, che lavora anche via Bluetooth, se possiamo dobbiamo attivarlo o meno. Il pedale, qual è la funzione del pedale? Come vedete, ogni pedale possiamo dare la funzione che vogliamo, soprattutto per i joystick, insomma. Il primo sul parametro X diamo il pitch bend,
all'altro possiamo dare la modulation, oppure il breathe controller, oppure il pump out o l'expression. Insomma, possiamo programmare ogni parte dei controller che sono presenti sulla tastiera per ognuna delle quattro zone. Attenzione, perché adesso stiamo lavorando sulla zona 2. Quindi ogni zona quel joystick o il pedale ha una funzione diversa. Quindi immaginate le possibilità che sono, e sono tantissime, insomma. Lo stesso possiamo impostare la velocity, la curva della velocity, possiamo scegliere, possiamo chiaramente rinominare il suono e rinominare tutto il programma, che poi possiamo cambiarlo, il MIDI merge, che destinazione gli diamo. Possiamo scegliere i programmi del mix phase, del quale abbiamo parlato precedentemente, quindi tutte le impostazioni sono veramente a portata di click di mouse. È una cosa estremamente utile, estremamente pratica, e noi che lavoriamo in studio possiamo personalizzare come vogliamo, ripeto, anche dal vivo, ma adesso io parlo dell'uso che ne faccio, insomma, un uso in studio. Quindi impostare tutti i parametri per i nostri virtual instrument o per la nostra DAV è molto utile. Organizzazione, come possiamo organizzare, soprattutto, ecco, questo è utile dal vivo soprattutto, i progetti, l'ordine in cui poi li andiamo a mettere. Se abbiamo una scaletta particolare di brani, possiamo salvare qua le impostazioni dei programmi, quindi avere già una scaletta già pronta che ci torna al volo. Questo ovviamente per chi lavora dal vivo e si porta il computer dietro, può cambiare anche scaletta al volo senza fare troppe, senza smanettare troppo sulla tastiera, perché il monitor comunque è piccolo, per quanto possa essere grande. Chiaramente è più pratico lavorare con il computer, con il PC, in questa maniera. Abbiamo le curve del key balance e del tocco, insomma, del pianoforte, della risposta, quindi possiamo impostarle come vogliamo, e possiamo bilanciare anche in maniera differente, come vedete, quelli che sono i tasti neri o i tasti bianchi, insomma. Quindi è una cosa che ci consente la personalizzazione totale, totale. E abbiamo anche le memorie che possiamo salvare o meno, insomma. L'ultima parte è dedicata ai parametri globali, che abbiamo comunque già visto, l'upgrade del firmware, il canale di trasmissione, e la gestione dei programmi, come va davanti da un suono all'altro, e il transpose, insomma, è tutto gestibile direttamente via software. Quindi ripeto, un valore aggiunto in più che ci rende la vita molto più semplice nel lavorare. Sul sito poi ci sono vari, insomma, demo o testimonianze di vari artisti che utilizzano questo sistema. Insomma, molti sono tastieristi molto famosi. Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra di aver capito che anche Stevie Wonder ultimamente si è rivolto allo Studio Logic. Si è fatto mandare delle tastiere, insomma, non so se queste come controllo, oppure quelle con i suoni, perché poi ci sono delle tastiere che sono già complete, quindi non sono solo controller. Vedete, Numa X Piano, Numa Compact, che hanno già moltissimi suoni bellissimi interni, oltre a varie tastiere, varie, scusate, synth, quello di cui abbiamo parlato oggi, comunque il SL88 Studio. Come vediamo, il fratello più grande è la versione Grand, che ha i tasti Ivory Touch. Poi c'è la versione più piccolina, SL73 Studio, che è come quella che abbiamo visto oggi, ma ha più piccoli, scusate, meno estensione, insomma. Stasera, ripeto, molto semplice come utilizzo. Io mi sto trovando davvero bene. Noi facciamo un utilizzo molto basico, cioè non lo uso dal vivo, ma la uso esclusivamente in studio. La trovo ottima, e la risposta nei suoni di piano, sia sintetici che acustici, come abbiamo visto, è molto buona. Non posso che consigliarvi insomma, di provarla e di acquistarla. C'è anche un'altra versione, se non sbaglio, non vorrei dire sciocchezze, è partito il mouse, scusate,
che ha che ha i tasti in legno. L'unica differenza è quella. Questa è la versione con i tasti in plastica, materiale plastico. Lo chassis è molto rigido, invece è in metallo, ripeto, anche molto solido e molto pesante. Vi lascio il link per acquistarla e per trovare ulteriori informazioni. Se avete domande, come sempre, scrivetemi e cercherò di risolvere e rispondere a tutti i vostri dubbi. Ciao, alla prossima.